è stata una scelta voluta dall'amministrazione, piuttosto che fare pochi eventi in pochi giorni abbiamo scelto di spalmare tanti eventi in tanti giorni, accontentando tre linee direttrici. La prima è quella dei bambini, poi il Natale, ci sono tanti eventi per i più piccoli come la parata dei corsi o tante cose faranno nel mercatino di Natale alle 16. La seconda è quella che riguarda tanti eventi che si faranno nel centro storico, quindi aiutare anche il commercio da questo punto di vista, con tanta gente che viene dai quartieri o viene dallo stesso centro per vivere l'atmosfera di Natale e magari fare le compere natalizie nei negozi del centro di Brindisi. E la terza direttrice è quella che riguarda il fatto che tutti i concerti, tutti gli eventi saranno in monumenti particolari della nostra città, quindi mettere insieme l'attrattività del concerto con la godibilità dei nostri beni monumentali, tante chiese, tanti palazzi, quindi Brindisi si presenta nel periodo di Natale con le luci migliori. Capodanno non mancherà la musica ovviamente, però diciamo che la particolarità di questa notte di Capodanno sarà appunto uno spettacolo di danza aerea che viene prodotto proprio per Brindisi, quindi è una particolare soddisfazione da parte mia, è una compagnia anche questa pugliese, perché poi abbiamo cercato di mettere insieme le linee diciamo programmatiche che l'amministrazione comunale ci ha dato e quindi quello di rendere un Natale piacevole ai cittadini, ma anche di far diventare la città attrattiva rispetto a chi vuole venire da fuori. Quindi diciamo che abbiamo messo insieme insomma, un po' di cose, un po' non solo attività, ma anche abbiamo cercato di dare spazio, il maggior spazio possibile agli artisti brindisini. Lo abbiamo fatto ovviamente per alcune cose in particolare, la musica, poi avremo anche un'integrazione da parte dell'amministrazione e degli esercenti commerciali. Insomma, diciamo che abbiamo cercato di mettere insieme un po' di cose artistiche, spettacolari, e un'attenzione particolare ai bambini che a Natale e alla Befana avranno un programma proprio per loro, e artisti diciamo anche singoli che verranno per allietare degli spazi, abbiamo un'orchestra itinerante, abbiamo veramente tanto da fare, da offrire a chi vorrà visitare il centro, e anche c'è questa attenzione particolare al paradiso che è il primo passaggio che noi faremo perché anche l'amministrazione ha voluto anche in qualche maniera pensare diciamo alle periferie, e iniziamo con questo Natale e questo Capodanno con un'attenzione al paradiso, ma poi piano piano cercheremo negli anni a seguire di dare anche attenzione ad altri rioni.